Ok, ragazzi, la registrazione è in corso. Abbiamo chiesto il consenso in precedenza e tutti hanno accettato. Iniziamo il processo simulato. Ci sarà la persona fisica, l'attore, che esporrà la propria tesi, alla quale controbatterà la parte convenuta, ed infine il giudice leggerà la propria sentenza. Detto questo, possiamo iniziare. Prego. Memoria parte attrice. La presente controversia può essere sinteticamente così riassunta. Parte attrice. Il signor John Sloterdijk, cittadino italiano, ha sottoscritto con la Wohnungsbaugesellschaft Company, società italiana, un contratto in base al quale, a fronte dell'acquisto di un art token, avrà diritto di ricevere, per periodo di 4 anni, il pagamento della somma di ITER 0,20 per ogni giorno in cui sarà affittato l'appartamento collegato al token stesso. L'attore accidentalmente distrugge il token, rendendolo inutilizzabile. Pretendendo comunque il pagamento della somma concordata per la risoluzione della controversia, viene avviata la procedura arbitrale prevista contrattualmente. Viene quindi emesso il lodo che respinge la richiesta del pagamento del signor Sloterdijk. Quest'ultimo decide quindi di impugnare in sede giurisdizionale il lodo arbitrale. La prima questione da affrontare riguarda la validità dell'arbitrato svolto tra le parti e quindi se l'attore sia legittimato ad impugnare il lodo arbitrale. La risposta a tal'ultimo quesito non può che essere positiva. Da un lato, la clausola compromissoria contenuta nel contratto è assolutamente generica, con conseguente invalidità della stessa. Tale clausola compromissoria così recita: All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled by a procedure under the due co layer. The due co layer is an online dispute resolution mechanism. The parties accept the functioning and the rules of the procedure of the due co layer as laid down on the JUR website. Tutte le controversie derivanti da o in connessione con il presente contratto saranno risolte definitivamente da una procedura sotto il JUR co layer. Il JUR Core Layer è un meccanismo di risoluzione delle controversie online. Le parti accettano il funzionamento e le regole di procedura del JUR Core Layer, come stabilito sul sito web JUR. La clausola, quindi, fa solamente riferimento a delle non meglio specificate regole di procedura del JUR Core Layer. JUR Core Layer, però, è una mera piattaforma che indirizza più camere arbitrali, senza che vi sia un parametro oggettivo per individuare la camera arbitrale che verrà selezionata nel caso specifico. Non vi è quindi alcun riferimento ad uno specifico regolamento che disciplini l'arbitrato. Sostanzialmente, quindi, la clausola compromissoria non indica né la camera arbitrale a cui JUR Core Layer dovrebbe indirizzare le parti, né soprattutto, conseguentemente, il regolamento che dovrebbe disciplinare l'arbitrato. La clausola compromissoria è pertanto priva dei suoi elementi essenziali. Lo stesso regolamento della piattaforma JUR recita: The Core Layer can be used to resolve disputes arising out from traditional contract, smart contract, and JUR legal. And just my legal contract in a legally binding way, provided that an adequate arbitration clause is included in the contract. Il core layer può essere utilizzato per risolvere le controversie derivanti da contratti tradizionali, contratti intelligenti e smart legal contract di JUR, in modo legalmente vincolante, a condizione che un'adeguata clausola di arbitrato sia inclusa nel contratto. Tale regolamento richiede quindi che sia presente nel contratto un'adeguata clausola di arbitrato, circostanza che non sia certamente verificata nel caso concreto. Inoltre, la clausola compromissoria sarebbe comunque vessatoria e in quanto tale nulla. La vessatorietà della clausola deriverebbe dall'articolo 35,1 del Codice del Consumo, il quale afferma che nel caso di contratti di cui tutte le clausole, talune clausole, siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. Nell'odierna fattispecie, invece, la totale genericità della clausola non la rende certo né chiara né comprensibile. È poi fuori discussione che, nel caso di specie, l'attore debba essere qualificato come consumatore. In base all'articolo 3 del Codice del Consumo, è configurabile come consumatore o utente, cioè la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Inoltre, la clausola compromissoria è anche certamente qualificabile come vessatoria per un'altra ragione. La clausola compromissoria comporta infatti una deroga della giurisdizione ordinaria. Sarebbe stata quindi necessaria una specifica sottoscrizione che nel caso concreto non è presente e di cui in ogni caso non è stata data alcuna prova. È poi possibile fare un'ulteriore riflessione. Parte convenuta ha costruito 10 appartamenti uguali, che ha venduto tramite blockchain, utilizzando degli smart contract di tipo ERC20, identici tra di loro, e chiedendo la stessa somma per l'acquisto di 150 Ethereum, prospettando una rendita di 0,20 Ethereum per ogni giorno di locazione. È evidente che possiamo affermare di essere in presenza di contratti standardizzati, predisposti unilateralmente dalla Bonds Baugesellschaft Company. Sotto questo profilo, la clausola compromissoria risulta vessatoria ex articolo 34,5 codice del consumo, che recita: nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore, in quanto nel caso in oggetto non vi è stata alcuna trattativa specifica e in ogni caso non è stata data alcuna prova scritta della circostanza. In definitiva, la clausola compromissoria è certamente nulla o comunque invalida, e ciò per due ragioni indipendenti: l'assoluta genericità e il carattere vessatorio. Tale circostanza rende pertanto legittima l'impugnazione del lodo, e ciò anche nel caso in cui durante l'arbitrato non sia stata eccepita la nullità o invalidità della clausola compromissoria. Quanto sopra rende superflua ogni riflessione in ordine alla congruità della nomina degli arbitri tramite algoritmo e all'oralità del lodo e conseguentemente al fatto atto di riconoscere il risultato del giur come lodo, in quanto quest'ultimo risulta viziato ab origine, indipendentemente da ogni violazione del contraddizione o ogni altra questione. Sotto questo profilo, ed in via ultronea, si può comunque sottolineare che l'arbitrato oggetto dell'impugnazione si è svolto tra due soggetti italiani e quindi non può essere qualificato come internazionale. Ciò comporta che, ai sensi dell'articolo 810 del Codice di Procedura Civile, nel caso concreto, gli arbitri non avrebbero potuto essere scelti dall'algoritmo. Infatti, anche ipotizzando l'applicabilità della clausola compromissoria, la stessa non indica le modalità di scelta degli arbitri, né rimanda ad un regolamento specifico ove sia indicata tale modalità. Sul punto si deve quindi applicare a pena di nullità l'articolo 810 del Codice di Procedura Civile, che prevede che, in mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. E poi è anche assolutamente discutibile che il terzo, indicato dall'articolo 810 del Codice di Procedura Civile, a cui può essere nominata la certa degli arbitri, possa essere un'intelligenza artificiale. Appare più coerente con i principi del nostro ordinamento ritenere che il terzo non possa che coincidere con una persona fisica e non con un'intelligenza artificiale. Anche sotto questo profilo emerge quindi la nullità del lodo. Venendo al merito della vicenda, pare opportuno evidenziare il seguente aspetto. Il contratto richiama genericamente i principi generali della comunità blockchain. Si evidenzia in particolare che non è richiamata la blockchain di Ethereum, che avrebbe in qualche modo reso più determinabile il richiamo, ma la comunità blockchain intesa come categoria astratta. Un simile richiamo è del tutto indeterminato, non individuando certo una fonte normativa precisa e univoca. Appare poi altresì utile sottolineare che il contratto non fa alcun richiamo nemmeno al protocollo ERC20, ragione per cui il richiamo fatto alla stessa da parte della convenuta appare assolutamente fuori luogo. È eufemisticamente insostenibile, sia dal punto di vista giuridico che logico, che l'espressione pertinenti standard tecnici possa coincidere con il protocollo ERC20. In primo luogo, perché in qualsiasi dizionario della lingua italiana le due espressioni non sono certo indicati quali sinonimi. In secondo luogo, perché anche se nella comunità blockchain le due espressioni coincidessero, e in questo giudizio non vi è il minimo elemento che possa far asserire una simile circostanza, in ogni caso la clausola non sarebbe affatto chiara e quindi non vincolante per l'attore. Di fatto, quindi, al di là di quanto previsto nel contratto stipulato tra le parti, si potrà far riferimento unicamente, essendo tutti soggetti italiani, alla normativa in vigore nel nostro paese, codice civile ed eventuali leggi speciali. Appare utile a questo punto concentrare l'attenzione su quale qualificazione giuridica attribuire al token.
Pur nell'incertezza della materia, nata evidentemente in epoca recente, pare preferibile qualificare il token come titolo di credito. In sostanza, il solo possesso del token all'interno del proprio wallet, svincolato dal rapporto sottostante, versamento di 150 Ether per avere quale controprestazione la somma di 0,20 Ether ogni giorno in cui un immobile collegato al token sarà locato, dà diritto a ricevere automaticamente la prestazione. Ciò peraltro non fa venir meno l'esistenza e la rilevanza giuridica del rapporto sottostante. Rapporto sostanziale da cui deriva e senza il quale non avrebbe ragione di esistere. Conseguentemente, anche in caso di distruzione del token, il rapporto sottostante non viene meno. Ciò significa che le prestazioni devono comunque essere adempiute, anche perché la prestazione rimane assolutamente possibile anche a fronte della distruzione del token. L'unica conseguenza è che la stessa non potrà più avvenire automaticamente tramite l'ARSC. Nel caso concreto, non è in discussione che il token sia non più utilizzabile da alcuno. È circostanza pacifica tra le parti. È altrettanto indiscussa e incontestata la circostanza relativa al fatto che l'attore in passato, quale possessore legittimo del token, abbia ricevuto il pagamento giornaliero sino alla distruzione del token medesimo. Occorrerà quindi procedere in base all'articolo 2002 e seguenti del Codice Civile per ovviare alla distruzione, allo smarrimento e al deterioramento del token quale titolo di credito. Se consideriamo il token un titolo di credito, seppur atipico, si potrà allora applicare in primo luogo l'articolo 2007 del Codice Civile, che così dispone. Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. Le spese sono a carico del richiedente. Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente. Nel caso dibattuto, appare circostanza pacifica la distruzione del token, con conseguente piena applicazione dell'articolo 2007 del Codice Civile. Se poi la società convenuta non è in grado di lasciare un duplicato o un titolo equivalente, non è certa circostanza che può essere imputata all'attore e andare a suo danno. Nel denegato ed ipotetico caso in cui, invece, si volesse unicamente ritenere deteriorato o smarrito il token, troverebbe comunque applicazione l'articolo 2006 del Codice Civile, il quale prevede che chi denuncia all'emittente lo smarrimento o la sottrazione di titolo al portatore e gliene fornisce la prova, ha diritto alla prestazione agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo. Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo, prima del termine suddetto, è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore. Nel caso concreto, essendo incontestabile che nessun altro soggetto possa possedere il token e azionare quindi il titolo di credito, è evidente che l'attore ha diritto ad ottenere immediatamente la prestazione. Nel caso concreto, di fatto è rilevante la prescrizione richiamata dall'articolo 2006 del Codice Civile, prescrizione che non è ovviamente quella relativa al rapporto sottostante, anche perché se fosse maturata tale prescrizione di diritto, il diritto di ottenere la prestazione sarebbe definitivamente venuto meno per chiunque, bensì quella inerente al titolo di credito, che, come già detto, è slegato a cosa differente dal rapporto sostanziale. Pur non essendo normativamente disciplinata la prescrizione del token inteso come titolo di credito, la stessa può bene essere implicitamente ricavata dal suo funzionamento. Il token dà diritto di ottenere il pagamento per un determinato giorno solo se in tale giorno il medesimo token è correttamente inserito nel wallet del titolare. Trascorso tale giorno, nulla potrà essere preteso in virtù del possesso del token. In deriva che evidentemente la prescrizione legata al possesso del titolo di credito è giornaliera. In definitiva, anche se si ritenesse applicabile l'articolo 2006, l'attore avrebbe quindi diritto a ottenere quanto richiesto giudizialmente. Nessun dubbio, quindi, che la società convenuta debba essere condannata a pagare all'attore la somma di 0,20 Ether per ogni giorno di locazione dell'immobile durante l'intera validità del contratto. Nessuna rilevanza può, infine, comportare la presenza dell'ARSC e il fatto che, in base a quest'ultimo, il pagamento sia dovuto solo in presenza del token nel wallet. L'ARSC, come tutti gli smart contract, secondo quanto disciplinato dalla legge numero 12 del 2019, non è altro che
un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Peraltro, come già sopra esposto, il venir meno dell'accredito automatico da parte dell'ARSC, dovuta alla distruzione del token, non significherebbe certo il venir meno del diritto ad ottenere la prestazione. Comporterebbe semplicemente il venir meno dell'automaticità dell'accredito. Non comporta invece l'estinzione del contratto e delle relative prestazioni, in particolare nel pagamento giornaliero di 0,20 ITER. Se, per assurdo, si volesse ritenere che il semplice richiamo ai principi generali della comunità blockchain comporti la previsione contrattuale di una clausola che fa definitivamente venir meno il diritto alla prestazione in caso di distruzione del token, ci troveremmo comunque in presenza di una pattuizione vessatoria. Come tale, subirebbe la stessa sorte di quella compromissoria. Di fatto non sarebbe valida, per i medesimi motivi già esposti a proposito di quella, e che non si ripetono onde evitare inutili ripetizioni, e quindi applicabile al caso in esame. Appare quindi qui sufficiente evidenziare che il richiamo generalizzato ai principi generali è incompatibile con la specifica approvazione di una singola clausola. In definitiva, la società convenuta non può che essere condannata a pagare quanto richiesto dall'attore. Oltretutto, se ancora più assurdamente si ipotizzasse nel contratto l'esistenza e la validità di una clausola che determini il venir meno della prestazione, nel caso di specie ci troveremmo di fronte ad un tipico caso di arricchimento senza causa, che legittimerebbe, seppur per altra ragione, l'attore a richiedere il pagamento delle somme a lui dovute. Infatti, la società convenuta avrebbe incassato 150 ITER senza dover più effettuare alcuna controprestazione, nonostante l'immobile sia locato e quindi la società medesima percepisca pure il canone locatizio. Alla luce di quanto sopra esposto, si confida nell'accoglimento della domanda di parte attrice. Fine della presentazione della parte attrice. Molto bene, ragazzi, allora direi che possono iniziare i convenuti. Memoria difensiva, l'arbitrato. L'arbitrato è uno strumento non giurisdizionale di risoluzione delle controversie, basato sul consenso. Le parti hanno dunque pattuito in modo evidente ed incontestabile la loro volontà di affidarsi ad una procedura arbitrale, ove l'arbitro sia designato da un algoritmo. Ebbene, non esiste alcun riferimento normativo che vieti la designazione degli arbitri ad opera di un sistema informatico. L'articolo 806 del Codice di Procedura Civile stabilisce che le parti hanno il diritto di deferire le controversie insorte tra di loro ad un arbitro. Tuttavia, questo non è solo un diritto, ma tale diritto presuppone un dovere. Le parti hanno dovere di accettare, riconoscere e sottostare alle decisioni dell'arbitro da esse stesse designato. La nomina degli arbitri, stabilisce l'articolo 810 del Codice di Procedura Civile, avviene secondo modalità che consentono ad entrambi le parti di operare una scelta in modo libero ed equo. L'arbitro, nella fattispecie concreta, è stato nominato con una convenzione arbitrale inserita in un contratto a tutti gli effetti valido ed efficace. La conclusione di uno smart contract su l'articolo 8 ter del decreto legislativo 135 del 2018, nonché decreto semplificazioni, stabilisce al comma 2 che gli smart contract integrano il requisito della forma scritta, previa identificazione delle parti interessate. Tuttavia, indipendentemente dalla forma del contratto, se le parti che hanno concluso il contratto sono state identificate, va da sé che operi il principio consensualistico. Pertanto, il contratto, del tutto valido ed efficace, acquista forza di legge tra le parti e questo permette di rendere efficaci tutte le clausole presenti al suo interno, tra cui la convenzione arbitrale stessa. Si consideri inoltre che l'algoritmo è utilizzato esclusivamente come modo di attribuzione e scelta degli arbitri e non costituisce esso stesso procedura giudicativa.
Pertanto, il fulcro della questione riguarda la capacità delle parti di affidarsi ad una tecnologia che scelga i giudicatori e non l'esito della controversia. Inoltre, la procedura è anche conforme a norme sugli arbitrati approvati a livello internazionale, tra cui spicca la Convenzione di New York. Infatti, vengono rispettati tutti i diritti tipici di un arbitrato ed alcuni di essi sono rafforzati e non limitati dalla designazione informatica dell'arbitro. Infatti, non c'è conflitto di interessi in capo agli arbitri, gli arbitri nominati dall'algoritmo hanno libertà di decisione e di pensiero e infine il contraddittorio tra le parti è tutelato. Entrambe le parti sono messe dunque nella condizione di conoscere ogni richiesta e deduzione della controparte. Di conseguenza le parti non sono private del diritto di difesa, dal momento che si sono vincolate al rispetto del regolamento della piattaforma Azure, esprimendo esplicitamente la volontà di affidarsi ad un sistema di designazione arbitrale. Sono state quindi messe in condizione di conoscere le modalità di nomina degli arbitri e hanno sottoscritto il contratto. In conclusione, il diritto di difesa, tutelato a livello costituzionale ex articolo 24, e il principio del contraddittorio non sono stati violati. Si prende in considerazione quindi la clausola contrattuale di designazione arbitrale, dove recita: tutte le controversie derivanti o in relazione al presente contratto sono definitivamente risolte con una procedura ai sensi del JUR. Il JUR Court Lawyer è un meccanismo di risoluzione delle controversie online. Inoltre, le parti accettano il funzionamento e le regole della procedura del JUR, come stabilito sul sito web di JUR. La clausola compromissoria contenuta nel contratto non è affatto invalida dal momento che non presenta caratteri di iniquità. Le condizioni sono stabilite a vantaggio e svantaggio di entrambi le parti e quindi non gravano soltanto su una parte in modo sbilanciato. Infatti, con l'introduzione della clausola compromissoria, le parti decidono, riprendiamo appunto l'articolo 808 del Codice di Procedura Civile, che le future ed eventuali controversie verranno emesse da un collegio arbitrale. Ora resta da stabilire se la clausola compromissoria sia valida. Bene, lo stesso articolo 808 del Codice di Procedura Civile stabilisce che la validità della clausola compromissoria debba essere valutata autonomamente. Può essere invalida nel caso in cui manchi l'indicazione del soggetto deputato alla nomina dell'arbitro. Nel caso di specie, però, il soggetto deputato alla scelta dell'arbitro non è mancante, bensì è una funzione matematica, ovvero un algoritmo, che stabilisce in maniera ancor più imparziale quali saranno gli arbitri competenti. Dunque, il fatto che la scelta degli arbitri sia deferita ad un sistema informatico non è condizionabile, per sua natura è imparziale. Perché è meccanico? Perché è un meccanismo meccanico che attribuisce maggiore e non minore imparzialità alla controversia. L'articolo 816 del Codice di Procedura Civile disciplina le modalità di svolgimento della procedura arbitrale. In esso è specificato che le parti possono stabilire nella convenzione di arbitrato le norme che gli arbitri debbono osservare durante il procedimento. Nel caso di specie le parti si sono previamente vincolate al rispetto del regolamento della piattaforma JUR. Il diritto di difesa e il principio di contraddittorio, come già detto, non sono stati violati. Infatti non è assolutamente vero che l'udienza orale sia condizione necessaria al rispetto di tali principi. La Cassazione civile, inoltre, con la sentenza numero 3917 del 17 febbraio del 2011, ha stabilito chiaramente che il procedimento arbitrale è ispirato, attenzione, alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del Codice di Procedura Civile relative al giudizio ordinario di cognizione, salvo che non vi abbiano fatto esplicito richiamo nel conferimento dell'incarico arbitrale, quindi non nel nostro caso. Il lodo arbitrale assume un valore sostanzialmente equiparabile ad una sentenza giudiziale. La novella introdotta dal Decreto Legislativo 40 del 2006 sancisce che il lodo ha effetti di sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. Anche il lodo, dunque, al pari della sentenza, è suscettibile di acquisire efficacia di cosa giudicata e costituisce titolo esecutivo. Il lodo arbitrale ha effetto preclusivo, per cui ha efficacia vincolante tra le parti in ordine all'accertamento del rapporto e delle situazioni che riguardano le parti stesse, le quali sono tenute ad osservare quanto stabilito dagli arbitri. Il lodo arbitrale assume forza di sentenza arbitrale, presentandosi dunque come atto conclusivo di una procedura giudicativa.
ha efficacia di cosa giudicata in senso sostanziale per le parti, nella misura in cui risolve in modo vincolante questa controversia. Gli stessi punti di vista, tra l'altro, sono anche confermati dalla Convenzione di New York, precisamente al capo secondo. Oltre a ciò, si deve verificare che la decisione di una sentenza sia una sentenza arbitrale o un lodo. Un tribunale arbitrale può emettere diversi tipi di decisione, quindi alcuni di questi sono lodi arbitrali, mentre altre no. Quindi quali sono a questo punto i criteri per stabilire se la nostra sentenza possa essere considerata come lodo arbitrale? I giudici hanno adottato due diversi metodi per determinare il significato dei termini di arbitrato e di lodo. In alcuni casi hanno fatto riferimento ad un'interpretazione autonoma, in altri hanno fatto riferimento ad una legge nazionale attraverso norme di conflitto. La Convenzione di New York definisce strettamente i motivi di diniego del lodo arbitrale, quindi abbiamo dei motivi strettamente definiti per cui il lodo arbitrale possa essere negato, ovvero l'eventualità per cui il lodo possa essere reso invalido. I motivi tipici, attenzione tipici, sono cinque e nessuno di questi è verificabile nella nostra fattispecie concreta, in quanto li cito e contemporaneamente dunque confermo la validità del lodo. Primo, esiste un valido accordo tra le parti di sottomettere la loro controversia ad un arbitrato. Entrambe le parti sono capaci e la convenzione arbitrale dunque è valida. Quindi questo è il primo motivo. Secondo motivo, la parte resistente è stata debitamente informata della procedura e non si è trovata nell'impossibilità di far valere le proprie ragioni a causa di una violazione dei diritti di difesa. Già abbiamo detto che il diritto di difesa non è stato violato. Terzo aspetto, il lodo verte su una controversia che è contemplata dalla convenzione di arbitrato conclusa dalle parti e non eccede il campo di applicazione di tale convenzione. Punto numero 4. La composizione del tribunale arbitrale o la procedura dell'arbitrato è stata conforme a quanto convenuto tra le parti. Verificate dunque queste condizioni, è possibile provare che il lodo sia definitivamente vincolante tra le parti. Invece, per quanto riguarda la natura contrattuale, noi riteniamo che il contratto pattuito tra Mr. John Sloterdijk e l'azienda sia sufficiente in quanto le parti si sono obbligate dallo smart contract e dai principi generali della blockchain, oltre che dalle regole governative del RC20. Nell'ordinamento italiano, per definire lo smart contract, si fa riferimento al decreto legge del 14 dicembre 2018, numero 145,8 ter, il quale definisce lo smart contract come un programma che serve per elaborare e operare su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta, previa identificazione informatica dalle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia Digitale con linee guida da adottare entro un termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In riferimento alle regole standard del Ethereum 20, si rileva che queste siano state rispettate dalla società. Come si è precedentemente visto, il rapporto tra le parti è disciplinato dallo smart contract, dai principi generali della blockchain e dalle regole del RC20 protocol, rendendolo pienamente legittimo. Come affermato da una delle clausole del contratto stesso, il quale lo cito adesso, l'intero rapporto tra le parti è regolato dal presente contratto e dai principi generali della comunità blockchain, come sancito negli standard pertinenti. Principio questo affermato anche dall'ordinamento italiano, il quale all'articolo 1372 del nostro codice civile stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti, non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. Da questa norma si ricava che il contratto fa legge tra le parti, salvo che non sia in contrasto con altre regole imperative della legge, che in questo caso non ci sono state confermate. Infatti, secondo quanto disposto dall'articolo 1992 del Codice Civile, il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione
in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Il debitore, quindi, che senza dolo o senza colpa grave adempia la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto. Si desume che il token assume natura di titolo di credito e consente appunto l'esercizio di una determinata posizione giuridica soggettiva che la società ha adempiuto, quindi al proprio obbligo, avendo versato i 0,20 Ethereum nel token. Il token è quindi il mezzo con il quale la società adempie appunto alla prestazione dovuta verso il titolo di credito di Mr. Sloterdijk, come stabilito dal contratto stesso. Il fatto che poi Mr. Sloterdijk abbia accidentalmente distrutto il token non è imputabile alla società. Infatti, a tal proposito, come disciplinato dall'articolo 1256 del Codice Civile, l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Quindi, se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, come finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento. Tuttavia, l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere obbligato a eseguire la prestazione, oppure il creditore non ha più interesse a conseguirla. Possiamo evincere appunto che Mr. Sloterdijk non può più far valere la propria pretesa dal momento in cui il giorno 10 giugno 2020 ha distrutto il token durante una transazione appunto esterna alla presente controversia, e rende quindi impossibile per la società stessa a portare a termine la propria obbligazione. L'estinzione quindi si spiega in ragione del fatto che l'inadempimento non è imputabile al debitore dal momento appunto in cui la distruzione dell'arte non solo avviene per mano di Mr. Sloterdijk, ma si realizza anche in uno stato di conoscenza ben nota dello stesso e quindi anche dello standard, nel confronto dello standard del ERC20, secondo il quale diviene impossibile recuperare i token che sono stati inviati a smart contract che non sono compatibili con questo. Con riferimento invece alla rilevanza dell'ARSC, l'ARSC è uno smart contract ed è il mezzo di esecuzione del contratto attraverso il quale vengono realizzati i pagamenti nei confronti del soggetto che detiene l'art. Secondo il comma 2 dell'articolo 8 ter del decreto semplificazioni e smart contract, il decreto legge del 14 dicembre del 2018 numero 135, l'esecuzione dello smart contract vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Lo smart contract, in quanto codice informatico, esegue automaticamente i termini e le condizioni dello stesso riportate al verificarsi degli eventi predeterminati dalle parti e iscritti nel codice. L'esecuzione del contratto stipulato tra le parti avverrà secondo il principio di autoattuazione delle clausole contrattuali, variabile in funzione dei diritti dedotti e dai termini pattuiti dalle parti. È difatti possibile inserire nel codice dei trigger point, eventi particolari la cui verifica certa e immediata provocherà l'esecuzione delle clausole previste. Pertanto, a differenza dei contratti tradizionali che offrono la possibilità di adempiere le prestazioni come stabilito nel contratto stesso o di rendersi inadempienti, negli smart contract, dove l'adempimento del contratto è automatizzato, tale opzione non è disponibile. Aver stipulato il contratto secondo ARSC implica quindi pagamenti automatici sulla base delle regole dello smart contract e secondo i termini e le condizioni generali dello stesso, accettate dalle parti. Quindi il detentore dell'art ha il diritto di ricevere il pagamento di 0,20 ETH per ogni giorno in cui l'appartamento è affittato. Quindi il pagamento è collegato con l'art ed è subordinato alla verifica del rispetto dei requisiti del contratto e alla detenzione dell'art nel wallet. Il momento dell'esecuzione dello smart contract, che viene delegato ad una rete di computer decentralizzata, permetterebbe dunque la scomparsa di comportamenti illeciti e la possibilità di fare a meno di terze parti certificatrici. Questo, a sua volta, permette la conseguente riduzione dei costi e la percentuale di errori, oltre ad una riduzione sostanziale di controversie dinanzi all'autorità giurisdizionale. Uno smart contract, una volta attestato su una blockchain,
non può più essere disatteso al raggiungimento delle condizioni in esso previste e una volta eseguito la transazione dal medesimo regolata è irrevocabile. L'interpretazione più realistica degli smart contract li colloca all'interno del sistema giuridico tradizionale, sottolineando una discrepanza tra l'accordo delle parti e il protocollo codificato, e dunque l'esigenza che questi smart contract debbano necessariamente integrarsi con ulteriori elementi, espressione dell'intenzione e della volontà delle parti. Questa interpretazione, la cosiddetta split contracting model, se da un lato riconosce che gli smart contract possono determinare un aumento di efficienza in molti settori, dall'altro pone l'accento sull'incapacità e sulla difficoltà di tradurre in un unico codice complesse strutture negoziali. Seguendo tale ragionamento, si comprende dunque come lo smart contract afferisca non alla fase di formazione del contratto, che è e resta comunque costituito dall'accordo tra le parti, ma a quella dell'adempimento. Al pari di tutti i contratti, quindi anche l'interpretazione degli smart contract deve quindi tener conto dei principi dettati dalle previsioni codicistiche e, in particolare, non può sottrarsi a uno dei principi cardine del nostro ordinamento, sancito dall'articolo 1366 del Codice Civile, ossia l'obbligo di interpretare il contratto secondo buona fede, il principio cui fa riferimento alla prudenza nel quotidiano svolgimento della propria attività. Tale considerazione, presente nei rapporti giuridici, è sottesa al criterio dell'attenzione e della diligenza posta in essere dalle parti per il raggiungimento delle finalità giuridiche. Lo scambio e il funzionamento del token è disciplinato da una serie di regole standardizzate che eseguono il protocollo RC20. RC20 è il primo e più diffuso standard per i token Ethereum e, in quanto tale, presenta delle carenze, in particolare quando si trasferiscono Ethereum se il token è inviato da un contratto non compatibile con la criptovaluta, la transazione sarà rifiutata. Invece, come nel caso di specie, se si tratta del token RC20 standard, che non viene supportato dallo smart contract, la transazione non è rifiutata, ma i token vengono persi e allo stesso tempo vengono persi i documenti che legittimano il credito di 0,20 Ether. Un token è un documento in formato digitale a carattere rivale, poiché non duplicabile e non modificabile, che consente l'esercizio di un diritto soggettivo da parte del suo possessore o titolare. Se il documento digitale incorpora il diritto, il token assume la natura di titolo di credito, sia al portatore che all'ordine, che consente l'esercizio di una determinata posizione giuridica soggettiva attiva ex articolo 1992 e successivi del Codice Civile, secondo la quale il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge. Se invece il titolo rappresenta solo un diritto, il token assume la natura di documento di legittimazione e quindi, secondo l'articolo 2002 del Codice Civile, consente solo l'individuazione dell'avente diritto alla presentazione dedotta nel titolo e non sono volti a consentire il trasferimento del diritto. Il token in questione può essere identificato come un token di classe 2, diritti verso le controparti, i quali conferiscono ai proprietari dei diritti da esercitare nei confronti o del soggetto che ha generato i token o nei confronti di terzi. In particolare, si tratta di un token rappresentativo di asset, che rappresenta il diritto di proprietà di un determinato asset, materiale o immateriale. I token appartenenti a tale categoria possono essere inquadrati come quelli che il nostro ordinamento definisce come titoli di credito. Nel caso in esame, per effetto dell'erroneo invio del token, si perde il diritto ad ottenere il pagamento. Infatti, sottoscrivendo il contratto, si riceve il token, che è nominativo e attribuisce al detentore il diritto a ricevere il pagamento. In quanto tale, il token può essere riconosciuto come documento che incorpora il diritto, che, come sottolinea l'articolo 1992 e successivi del Codice Civile, il possessore dello stesso ha diritto alla prestazione verso la presentazione del titolo. È chiaro che se il token dovesse essere distrutto in seguito ad un errore, il diritto all'ottenimento del pagamento pattuito verrebbe meno. Con questo la memoria difensiva è conclusa. Molto bene, ragazzi, abbiamo ascoltato anche la tesi dei convenuti. Tommaso, considerazioni o partiamo con i giudici? Direi che possono, i nostri giudici possono leggerci la loro decisione. Perfetto.
Con la sentenza numero 1 del 2021 la Corte così stabilisce. Dato il caso, la controversia vede come attore il signor John Stadlick, il quale ha chiamato in causa società Berliner costituitasi convenuta. L'attore e il convenuto hanno stipulato un contratto di vendita di un appartamento di lusso, il quale venne acquistato dall'attore pagando 150 Ethereum e prevedendo una controprestazione da parte della società Berliner di 0,20 Ethereum per ogni giorno in cui l'appartamento sarebbe stato affittato. Il 10 giugno 2020 l'attore vende erroneamente il proprio token, causando come conseguenza la distruzione dello stesso e la sua irrecuperabilità. Ciò nonostante l'appartamento continua ad essere affittato, ma dal giorno 11 giugno 2020 la società smette di effettuare la controprestazione prevista. L'attore così decide di instaurare un lodo arbitrale per chiedere il pagamento dovuto. Ora lascio la parola al mio collega, il quale esporrà un breve sunto delle richieste vantate dagli attori. A seguito della memoria presentata dagli attori e sulla base di queste vengono ora sottolineati e analizzati i punti salienti che sono stati considerati decisivi nella stipula della sentenza. Nella memoria degli attori vengono evidenziati alcuni punti che spiegano appunto perché abbiano proceduto all'impugnazione della sentenza del lodo arbitrale. Come primo punto, a dimostrazione della loro tesi, citano che la clausola compromissoria contenuta nel contratto sia compromissoria. Infatti dicono, tutte le controversie derivanti in connessione con il presente contratto saranno risolte definitive da una procedura G-Court Layer. Il G-Court Layer è un meccanismo di ricostruzione delle controversie online. Le parti quindi accettano il funzionamento e le regole di procedura del G-Court Layer, come stabilito dal sito del Web Reviewer. Quindi rivelano, appunto, e cito testualmente, la clausola quindi fa solamente riferimento a delle non meglio specificate regole di procedura dello U-Court Layer, improntando la difesa appunto sulla non correlazione e la non specificità dello U-Court Layer e la possibile scelta della Camera Arbitrale. A tale osservazione segue la clausola compromissoria, che si apriva di uno degli elementi essenziali. Inoltre, sottolineano, risulterebbe vessatoria e quindi come tale nulla, secondo l'articolo 35 del Codice Civile del Consumo. Viene inoltre riportata all'attenzione di noi giudici che la clausola compromissoria si annulla per due ragioni indipendenti, individuate come assoluta genericità e carattere vessatorio. Per un'approfondita spiegazione si rimanda al testo delle memorie degli attori. Viene inoltre ribadito come l'oggetto dell'impugnazione si sia svolto tra soggetti italiani e quindi non possa essere qualificato come diritto internazionale. Viene anche segnalato che il soggetto terzo a cui viene domandata la scelta degli arbitri non possa essere affidata a un'intelligenza artificiale, come previsto e sottoscritto da contratto originale. Altra questione rilevanza fondamentale presente nella memoria degli attori è la non congruità dei termini utilizzati nel contratto originale, i quali si prestano a interpretazioni non univoche. Infine, un ultimo punto di riflessione, considerato dagli stessi, a supporto della loro tesi è la qualificazione giuridica da attribuire al token. Gli attori suggeriscono di interpretare lo stesso come titolo di credito e in quanto tale ricade nella sfera giuridica degli stessi, ossia i titoli di crediti. Questo comporta che in caso di istituzione del token il rapporto sottostante non viene meno e implica che le prestazioni devono comunque essere adempiute, secondo l'articolo 2007 del Codice Civile. Infine, la memoria presentata dagli attori si conclude con la richiesta che la società convenuta sia condannata a pagare quanto richiesto dagli stessi. Al fine di questa disamina, ora passo la parola al collega che analizzerà le parti salienti della memoria dei convenuti che sono state considerate. Allora, i convenuti declinavano la richiesta dell'attore in quanto a proprio avviso il richiedente non aveva più titolo per ricevere i pagamenti dato che l'RT era stato distrutto. All'esito di quanto affermato dalla Jur Court Layer, Sloterdijk impugnava la decisione procedendo in giudizio secondo i canoni ordinari e chiedendo la condanna della società Berliner a pagare 0,20 ETH o il corrispondente importo in euro per ogni giorno in cui l'appartamento collegato all'RT, anche se risultante distrutto, è stato affittato tra la data 10 giugno 2020 e 31 dicembre 2024. La società immobiliare replicava sostenendo che la causa era res giudicata, in quanto è già stata definitivamente decisa nel primo procedimento del Court Layer, che si qualifica come forma di arbitrato vincolante.
Inoltre, se la Corte dovesse ritenere che la causa non costituisca res iudicata, la richiesta di Sloterdijk dovrebbe comunque essere rigettata in quanto la legge applicabile al contratto è il protocollo RC20. È ben noto all'interno della comunità blockchain che il protocollo RC20 non offre un rimedio per il tipo di errore che Sloterdijk ha commesso. E inoltre, secondo l'ARSC, Sloterdijk ha diritto ai pagamenti giornalieri solo se detiene l'RT nel suo portafoglio e dal 10 giugno 2020 questa informazione viene meno. Sulla base delle osservazioni fatte, si è evidenziato che la clausola compromissoria contenuta nel contratto sia da considerarsi nulla in quanto generica e vessatoria. Il regolamento della piattaforma Jur, infatti, richiede che sia presente un'adeguata clausola di arbitrato nel contratto, che è una circostanza che non si è verificata nel caso concreto. Inoltre, è bene notare che il contratto fa riferimento a dei generici principi generici della comunità di blockchain, ma non a quelli specifici di Ethereum. Un richiamo di questo tipo è del tutto indeterminato e non ricavabile da alcuna fonte giuridica. Infine, è utile sottolineare come il contratto non fa alcun specifico richiamo al protocollo ERC20, se non con l'espressione pertinenti standard tecnici, del tutto fuorviante. Per quanto riguarda la legge applicabile al token, secondo la giurisprudenza più recente, è meglio vederlo come un titolo di credito. Il solo possesso fa insorgere il diritto a ricevere la prestazione. Questo perché lo standard tecnico ERC20 si limita a prevedere solo norme di funzionamento tecnico del token. Quest'ultimo dà diritto ad ottenere il pagamento per un solo giorno, se e solo se tale giorno quel token è correttamente inserito nel wallet di chi ne ha possesso. Dopo quel giorno nulla potrà essere preteso in virtù del mero possesso. Di conseguenza, il solo possesso del token garantisce il credito. Di conseguenza, quindi, anche in caso il token venisse distrutto, il rapporto sottostante non viene meno e le prestazioni devono essere adempiute come prestabilito. Infine, il venir meno dell'accredito automatico tramite ARSC non significa il venir meno del diritto ad ottenere la prestazione, ma blocca solamente l'accredito automatico, che verrà sospeso fino al riottenimento del token. In caso contrario, la Berliner sarebbe colpevole di arricchimento senza causa, in quanto avrebbe incassato 150 Ethereum senza aver effettuato alcuna controprestazione, nonostante l'immobile locato. Per questo motivo, il lodo arbitrale risulta viziato ab origine, indipendentemente da ogni violazione del contraddittorio e da ogni altra questione. Di conseguenza, sia i giudici nominati in modo arbitrario che l'udienza eseguita mediante forma scritta esclusiva non sono da considerarsi validi. Il convenuto, ovvero la Berliner, è condannata a fornire, in virtù dell'articolo 2007 del Codice Civile, un duplicato o certificato equivalente del token a signor Sloterdijk e implementare all'RC20 le vigenti tutele presenti nell'ordinamento corrente. Fine. Molto bene, ragazzi. Complimenti agli attori, complimenti ai convenuti e anche ai giudici. Così è deciso, no? Si dice, vero Tommaso? E a questo punto il processo è finito e concluderei la registrazione. Grazie a tutti.